vabbè, ci sono perché ci sono sempre le critiche. Un po' di anni fa la vivevo con più difficoltà, nel senso ci facevo più caso. Adesso l'ho passata un po' questa cosa qui, perché tanto c'è gente che fa solo quello apposta per quello, quindi se stai a leggere tutto quello che ti scrivono, no, veramente non vivi più. Quindi, come ho detto, le critiche ci stanno, uno deve essere bravo poi ad andare avanti, perché comunque è uno sport che ti porta tante pressioni, ti porta a fare partite fatte bene, partite fatte male, quindi devi essere pronto a tutto. Quello che sta diventando brutto, secondo me, magari dopo una partita fatta male, che ti offendono la famiglia, il figlio, cioè lì secondo me si va oltre poi a quello che deve essere soltanto una critica costruttiva, Certo, sì. magari del tifoso, ecco. E quando poi toccano la famiglia, quelle cose lì, non è giusto, perché comunque, perché se uno sbaglia una partita, mi devi augurare le cose peggiori del mondo. Quindi, sotto quell'aspetto lì, te l'ho detto, adesso ci faccio meno caso, perché so che c'è gente che lo fa anche apposta. Solo per prendersi quei 3 minuti di Come no, certo, sì, di però di visibilità. visibilità, sì. Quindi leggo il meno possibile, almeno sono tranquillo.